Ecco, adesso è il turno di Deborah. Lei è una carissima amica, Deborah Italia. Si è esibita tante volte nel nostro festival Anime di Carta, ma non è soltanto una cantante. Lei si occupa di arte a 360 gradi. Io l'ho vista veramente in tanti ambiti, quello della moda, come fotografa anche, e poi anche con i bambini, delle cose meravigliose. Quindi una bellissima artista e sono onorata di presentarla qui a voi. Grazie Mano, sei sempre gentilissima, sempre gentile. E, tra l'altro mi avevi proposto questa sera anche di cantare, però ahimè questa sera non riesco perché ho avuto un abbassamento di voce. Io domenica prossima ho una serata, quindi devo tenermi a bada. E, beh, hai fatto una grande presentazione. Sì, mi occupo anche di fotografia, sono ormai 5 anni credo. E, tra l'altro adesso da poco ho terminato uno shooting fotografico per un progetto molto grosso a cui sto puntando, e, però al momento non ti dico niente, appena ho tutto pronto te ne parlerò perché è un progetto a cui veramente ci tengo. E invece per quanto riguarda l'ambito musicale, come ti ho fatto vedere, è appena uscito il mio nuovo singolo Nada Sucede Con Casualidad, che è un brano, è la versione spagnola di un brano che è uscito 2 anni fa, Nulla Succede Per Caso. Vogliamo un attimino spostarci verso l'estero e vedere un po' che cosa succede. Soprattutto perché tu sei bravissima sia in italiano ma non solo, e quindi riesci a comunicare anche con questa lingua spettacolare, e riesci a far danzare l'animo veramente umano in tante nazioni diverse, non soltanto in quella nostra. E io dico sempre, sei sempre gentilissima, ma sei troppo gentile. Guarda, in realtà questo è stato, ho voluto proprio osare. Perché sai, un conto quando canti canzoni internazionali, fai delle cover, e allora vabbè lì. Però qui questa volta ho voluto fare un inedito, in una lingua che non è mia, ed è stata una grande, diciamo, soddisfazione, perché è stato appunto un progetto molto grande. In realtà inizialmente non avrei mai immaginato di poterlo fare, alla fine appunto mi sono buttata e ho detto lo faccio, vediamo che succede, e sto avendo bei risultati. Guarda, io sono veramente felice per te. È bello poter comunicare una persona che ha la luce negli occhi come hai te, appunto, questa meravigliosa energia, e sono felice. Ah, tra l'altro volevo dirti una cosa, non so se hai visto il video. Allora, in questo video, Nada Sucede Por Casualidad, indosso un abito di un artista che mi presentò lei, Erasmo Fiorentino. Io ho conosciuto Erasmo Fiorentino in una serata organizzata da Manu a, mi sembra, nelle zone della Sabina, zona della Sabina. Io ho conosciuto praticamente questo stilista bravissimo, è nata un'amicizia e anche una collaborazione. Tra l'altro quest'estate io l'ho premiato ad un evento di moda dove facevo la presentatrice. È bellissimo tutto questo, perché facciamo rete, cerchiamo di collaborare e di far conoscere tanti artisti tra di loro. Bello, sono soddisfatta. Anch'io, anche tanto. Ti ringrazio cara, noi faremo vedere il più possibile i tuoi video, faremo ascoltare tutto quello che tu crei, perché non solo quello che hai fatto adesso, ma anche tante cose che hai fatto in passato, meravigliose, incantevoli. E oggi naturalmente sono ancora più felice per aver fatto conoscere te al nostro pubblico televisivo. Grazie, grazie. Grazie ancora, grazie mamma, un bacio.